Ciao a tutti, allora, oggi andiamo a vedere 5 esercizi per il potenziamento dell'arto inferiore. Iniziamo dal primo che è un semplicissimo squat e utilizziamo quindi una sedia che tutti abbiamo in casa. Ci mettiamo quindi davanti alla sedia, piedi paralleli comunque più o meno all'altezza delle spalle, piedi leggermente aperti e andiamo a fare uno squat. Tocco la sedia, chi non ce la fa si può anche appoggiare e risalgo. Tocco e risalgo. Ok, se diventa comunque esercizio o se è per noi un esercizio troppo facile, c'è una piccola variante che può modificare l'esercizio e renderlo un pochino più complesso. Facciamo uno squat su una gamba. Quindi, ad esempio, sto sulla gamba sinistra, gamba destra in avanti, scendo, salgo. Ok, questo esercizio lo andiamo a fare per 20 colpi, 4 serie. Naturalmente, se lo facciamo su una gamba, alterneremo le due gambe. Tra una serie e l'altra, almeno un minuto di riposo. Il secondo esercizio che andiamo a fare sono gli affondi. Ok, quindi l'affondo, partiamo, due piedi paralleli e andiamo in avanti. Torniamo col ginocchio, non dobbiamo toccare per terra. E torniamo su, molto lento, verso la laterale, facilissimo, uguale, continuiamo. Questo esercizio, anche qui 20 per gamba. Terzo esercizio, anche questo qui non ci serve niente, anzi una parete libera, è la sedia al muro. Quindi ci appoggiamo il nostro sedere contro la parete, tutta la colonna deve essere a contatto, anche la testa, e teniamo la posizione. Alla fine è un'isometria, quindi è una tenuta. E anche qui arriviamo, questa volta arriviamo fino a quando ce la facciamo. Quindi possiamo fare 20 secondi, possiamo fare un minuto e 30, dipende da noi. Una variante durante questo esercizio possiamo andare sulle punte dei piedi, facendosi lavorare col soleo, che è un muscolo della gamba inferiore. Anche qui teniamo magari 5 secondi, scendiamo. Questo esercizio, 4 serie per a tolleranza, riposo, un minuto. Esercizio, adesso andiamo a lavorare sulla componente posteriore, quindi facciamo il ponte a pancia in su. Quindi per terra, facilissimo, braccia verso l'alto, tiriamo sul sedere, scendiamo, tiriamo su, teniamo qualche secondo, scendiamo. Anche questo qui 20 volte. Se vogliamo renderlo più difficile, perché per noi è facile, una gamba la portiamo su e saliamo. Solamente con una. Anche questo esercizio, 4 serie, da per 20 colpi, riposo un minuto, come tutti gli altri. Ultimo esercizio, che non è di potenziamento ma di allungamento, senza anche qui nessun elastico, quindi andremo a lavorare corpo libero per l'allungamento della catena posteriore. Sempre seduti su una sedia, una gamba tesa, con la punta del piede verso di noi, quindi piede martello, braccio sui fianchi, facilissimo. Partiamo dalla testa e facciamo un movimento in flessione, fino a quando sentiremo una tensione lungo tutto l'arto inferiore. Torniamo su e lo ripetiamo 8 volte per gamba.